Yahweh vuol dire questo. E infine, il significato più forte è culto magico, magicamente. Non nominare il nome di Yahweh magicamente. Vediamo cosa significa. Brevemente, io so che gli antropologi che sentiranno quanto sto per dire mi potrebbero levare lo scalpo, però noi dobbiamo essere brevi e gli antropologi ci perdoneranno. La magia è la presunzione che noi abbiamo di sottomettere la volontà di Dio alla nostra attraverso parole e gesti che riteniamo efficaci. Quindi se io mi comporto in un certo modo o dico alcune formule, annullo la libertà della volontà di Dio e io mi prendo questa grande macchina onnipotente che è il Padre Eterno e gli faccio fare quello che voglio. Capite che cos'è la magia? E il comandamento dice le cose non funzionano così. Non nominare il nome di Dio magicamente, scordatelo. Perché? Perché Dio non lascia impunito chi pronuncia il nome di Dio magicamente, quindi non solo non gli fai fare quello che vuoi tu, ma rischi di beccarti anche uno scappellotto. Chiara l'idea? Guardate che nel nostro cristianesimo, soprattutto in certi modi di agire di alcune persone, esiste purtroppo l'atteggiamento magico, che non è liberante. Se qui c'è qualche psicologo o qualche psicoterapeuta, può benissimo spiegarci come certe ritualità magicizzanti, è vero che abbassano l'ansia, ma rendono la persona schiava? Perché se non faccio così, allora chissà cosa mi capita. Non ti capita niente. Chiaro il concetto? Bene. Velocemente andiamo al comandamento del sabato. Leggiamo prima il testo del libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo chiede al credente ebreo di far sì che il sabato sprigioni in favore del credente ebreo tutta la forza vitale che possiede. Cos'è che deve fare l'uomo? Nel giorno di sabato l'uomo deve, dice il testo, cessar di lavorare. Linea D. Non farai alcun lavoro. Nessuno deve lavorare in quel giorno. Motivo. Perché sei giorni sono stati adoperati da Dio per creare l'universo. E il settimo giorno si è riposato. Se voi notate, alla linea 88, avete lo schema del racconto del primo capitolo della Genesi. Primo giorno viene creata la luce, il secondo giorno le acque superiori e quelle inferiori, il terzo giorno l'asciutto e il regno vegetale, il quarto giorno gli astri, il quinto giorno gli uccelli e i pesci che sono gli abitanti delle acque, e il sesto giorno gli animali terrestri e la coppia umana. E il settimo Dio ha fatto Shabbat, cioè si è riposato. Shabbat vuol dire fare riposo.
L'uomo deve comportarsi alla stessa maniera. Perché deve comportarsi alla stessa maniera? I motivi sono fondamentalmente due. L'uomo deve lavorare 6 giorni. Anche questo fa parte del comandamento. Noi prendiamo il sabato e lo riduciamo al riposo. Sì, ma prima del riposo è scritto 6 giorni. In 6 giorni Dio ha fatto il cielo e la terra. E il 7° giorno si è riposato. Alla linea B, 6 giorni lavorerai. È il comandamento questo. 6 giorni lavorerai, farai ogni lavoro, ma il 7° giorno è sabato. Allora cominciamo col dire con chiarezza come la morale è severa per quanto riguarda il giorno di sabato, stiamo parlando in modo ebraico, la morale è severa per quanto riguarda gli altri 6 giorni. Lavori. Perché c'è questo obbligo che noi invece non sottolineiamo, ma il comandamento lo sottolinea? Ordine. Lavora 6 giorni. Ordine. 7° riposa. Sono 2 ordini dello stesso comando. Allora, prima di tutto, ci chiediamo perché bisogna lavorare. Mio nonno diceva, tutti coloro che nascono con il lato B devono lavorare. Se lo vuoi usare, devi lavorare. E quindi tutti coloro che nascono con il lato B devono lavorare. Invece nel mondo biblico c'è qualche cosa di più interessante. Andate alla linea 97. Chi coltiva la sua terra si sazia di pane. È ovvio. Chi insegue chimere è proprio uno stolto. Oh! Perché chi non lavora è uno stolto? Andate alla linea 93, 94, 95. Vedete che il testo biblico non fa distinzione fra ricchi e poveri. Questo è un principio che vale per tutti. Nessuno escluso. Perché? Nel capitolo 2 della Genesi si dice al versetto 8, linea 94, poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Poi c'è la più antica descrizione geografica che noi possediamo nella nostra razza umana. E poi al versetto 15 il racconto riprende, siamo alla linea 95, il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Dio pianta, l'uomo coltiva e custodisce. Dio crea, l'uomo porta a compimento la creazione e la custodisce. Questo è il lavoro. Poiché nel mondo biblico il grado zero, cioè il punto di partenza della sapienza, è saper fare bene il proprio mestiere, tu puoi capire come Dio abbia fatto bene il proprio mestiere, e quindi come mai sia sapiente, quando tu lavorando prendi contatto con che cos'è la creazione e impari a conoscerla perché ci lavori dentro.
Per questo tu, lavorando e quindi entrando in contatto con la creazione che è frutto del saper far bene il suo mestiere da parte di Dio, tu impari la sapienza di Dio. E quindi se non lavori resti stupido. Se lavori diventi sapiente. Capite dove sta la logica? E quindi tu per 6 giorni lavori. Non è il comando del negriero, è l'invito alla sapienza. Il 7° ti riposi perché? Perché devi anche ricordarti che tu non sei solo un uomo che ha bisogno di sapienza, ma sei anche immagine e somiglianza di Dio. E quindi questa dimensione è giusto che tu la recuperi cessando di lavorare come Dio ha cessato di lavorare. E quindi la sapienza sta nel lavoro e nel saper anche fermarsi dal lavoro. Perché tu devi, per capire te stesso, imitare Dio. Imitando Dio, tu capisci te stesso. 6 giorni, sia a contatto con il creato. Scopri la sapienza di Dio e diventi sapiente tu. Se non lavori, sei stolto. Contemporaneamente, però, come Dio si è riposato, ti riposi anche tu, perché tu devi recuperare quella identità di essere immagine e somiglianza di Dio che hai accumulato nell'esperienza di 6 giorni. Quindi non ci può essere il riposo senza il lavoro e viceversa. Ed è la sintesi di questi due elementi che ti rende sapiente. Perché? Perché è la sintesi di questi due elementi che fa conoscere a te chi sei tu. Adesso capite quanto è poco saggio dire che i primi 3 comandamenti sono per Dio. No, sono per te. Mancano 4 minuti e io ho la pretesa di spiegarvi la redazione del Deuteronomio. E ce la faccio. A differenza del comandamento espresso nel libro dell'Esodo, quello espresso nel libro del Deuteronomio ha come motivo del riposo il motivo del lavoro, l'abbiamo capito, vale per tutte e due le versioni, ma il motivo del riposo nel Deuteronomio è giustificato dal fatto che lo schiavo e la schiava devono riposarsi. Anche loro sono chiamati alla sapienza come te. E questo che tu fai, non lo fai perché tu sei generoso, ma perché se tu non lo fai, sei scemo. Dura, eh? In quanto se tu fai riposare anche loro, ti stai comportando come Dio. E recuperi quella immagine e somiglianza di Dio che nella versione di Esodo tu recuperavi attraverso il riposo del sabato come Dio si è riposato. Qui tu recuperi la tua immagine e somiglianza di Dio comportandoti lo stesso come Lui, solo che Lui ha liberato te dalla schiavitù dell'Egitto. Tu, una volta per settimana, ti comporti come Lui e liberi dalla schiavitù i tuoi servi. Le motivazioni sono diverse, però capite che la ragione è sempre quella. Tu, un giorno per settimana, devi completare la tua formazione sapienziale recuperando la tua dimensione trascendente. Tu non sei solo materie.
Tu non sei solo ciò che mangi. Non di solo pane vive l'uomo, dirà Gesù a Satana. Questo è il comandamento del sabato. Mi avanzerebbe ancora un minuto per fare cattiverie. Non le faccio perché lì, diciamo così, è scritto quasi tutto. Tenete presente che questa motivazione dell'esodo è importante. Perché? Perché è una pratica che ti aggancia alla storia e che ti aiuta anche in altri ambiti della vita morale. Come Dio si è comportato con te, tu comportati con gli altri. Versione lucana del Padre nostro. Rimetti a noi i nostri debiti affinché noi li rimettiamo a ogni nostro debitore. Prima il verticale, poi l'orizzontale ti diventa più facile. È lo stesso meccanismo che troviamo qui. Mezzo minuto. Sì. Per il cristiano il sabato come si traduce? Noi abbiamo forme storiche per cui il sabato si traduce in giorno del Signore, in cui noi facciamo memoria del risorto. E noi recuperiamo la nostra identità attraverso questa celebrazione. Ma non vorrei che si dimenticasse l'altra dimensione. Il comandamento fondamentale del cristiano sarebbe l'agape. E tu non recuperi la tua identità cristiana solo andando a messa. Chiaro il concetto? Ma anche recuperi la tua identità, io sono immagine e somiglianza di Dio, praticando in maniera particolare questa agape. Come si pratica in maniera concreta l'agape? Dovremmo fare un corso di altri 8 incontri. Però, se voi prendete in mano, ecco perché al bambino bisognerebbe far imparare la memoria, le 7 opere di misericordia corporale e le 7 opere di misericordia spirituale sono 14. Imparatele. Vi fanno bene. Perché riuscite a tradurre in concretezza questo principio. Grazie Frank. Grazie.